Sette persone verranno denunciate nelle prossime ore dalla Digos di Padova per la manifestazione non autorizzata contro il Green Pass che si è svolta il 14 agosto in città. Le persone a cui verrà notificato il provvedimento hanno partecipato al corteo di circa 200 persone che dal Duomo hanno improvvisato un percorso lungo le strade del centro tentando di contestare più volte le indicazioni che venivano fornite dai funzionari della questura che monitoravano la protesta. La manifestazione del 14 agosto era stata annunciata dal gruppo Veneto No Green Pass, che poi aveva rinunciato visto la scarsa adesione. Tuttavia un gruppo di un centinaio di persone aveva deciso comunque di scendere in piazza improvvisando un corteo non autorizzato. Dopo un'indagine la Digos e la Procura hanno deciso di denunciare sette persone per manifestazione non autorizzata e per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nessuna denuncia invece per l'ultima protesta, quella di sabato 21 agosto, organizzata dal Veneto No Green Pass, un migliaio di persone che con i soliti slogan ha passeggiato per la città ricevendo insulti da alcuni cittadini, un paio di momenti di tensione tra i manifestanti e i residenti di Padova, stanchi di questi sabati di protesta, tensione che è stata subito frenata dalla polizia.